Qua dunque speriamo bene perché veramente non se ne può più da una parte all'altra, ci sono rumori e non mi sembra giusto, quindi non so fino a quanto resisterò senza fare rumori di sottofondo, quindi perdonate il chiasso ma ho aperto la finestra, mi sono trasferita in camera mia perché ci sono troppi rumori, comunque va bene, niente. Allora, ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Questo è il video di prodotti finiti, beauty e tanto altro ancora, non sto qua a ripetere cose, però se vi va rimanete fino alla fine perché non mi dilungherò troppo, almeno spero e io voglio sperare che non ci sia troppo chiasso, comunque vabbè, nulla, buona visione a dopo. Come primo prodotto vi mostro questo Arborea yogurt che ho terminato, e per dire quasi terminato perché ce n'è un altro barattolo in frigo, ma vabbè, si può dire che stasera me lo mangio dopo pranzo. E questo è appunto la scatolina che conteneva dentro i due barattoli di yogurt Arborea, vedete? Sì. Poi, come mangereccio, ho ancora terminato il Giovanni Rana rustici tortellini di carne, questi qua, vedete? Molto buoni. L'ho fatti alla panna ovviamente perché in brodo non mi fanno tanto impazzire, ma vabbè, dettagli. E mi piacciono, sono buoni. Comunque, porzioni 250 grammi. E sì, sono buoni, dai. Sono passabili, via. Soprattutto la panna, sono la fine del mondo. Poi, ho acquistato e finito ovviamente il Dolciando 3 Big Boss al cioccolato. Gelato al gusto vaniglia con copertura di cioccolato al latte, 200 grammi di gelato, vedete? Vedete qua, sposto, mi metto qui il mio benedetto bustone di prodotti finiti, scusate, ma stavo dovevo appoggiarlo. E questo è, vi dicevo appunto, l'addolciando gelato, preso appunto al cacao, sì, all'Eurospin, vi dicevo. Sì, sono buonini, dai. Non è che non sono nulla di che. Sì, mi piacciono, li riacquisterei, ma al momento aspetto perché ho una valanga di prodotti in mangiarici in freezer da terminare. Non gelato, ma altro. Non sto qua, scusate, ve l'ho detto sottofondo. È sempre lo stesso, ma vabbè, dettagli. Comunque, gelato molto buono, lo ricomprerei, ma piano piano, prima mangia le cose che ci sono in freezer, pian piano. Niente, poi, cos'altro c'è? Ammorbidente, felce azzurra, classico, anche questo mi è piaciucchiato, diciamo che non è nulla di che, però. Ha un profumo bello, ma un po' stucchevole. Sui panni persiste un bel po', ma non tanto. Un bel po' vuol dire una via di mezzo, non tantissimo. Non so, adesso non ricordo, non ho come fa bene la lavatrice, cosa tutto ci mette, però diciamoci la verità. Sì, il profumo si sente, ma adesso qua gli ingredienti non ne ho idea di cosa sia dentro. Di questa roba qui, questo ammorbidente, che tra l'altro mi ha un po' asfissiato l'odore, nel senso che è stucchevole, come appunto vi stavo dicendo prima, quindi è buono ma non mi fa impazzire. Anche questo ve lo consiglio, ma se non mi piacciono gli odori troppo stucchevoli, allora non fa per voi. Se no, prego, fatevi avanti a comprare questo prodotto, che tra l'altro cercherò via internet quanto costa questo felce azzurra, perché se non erro l'ho acquistato a Sapore Profumi, sì, esatto. Ed è, qua vabbè, c'è scritto nuovo, ma va, si fa per dire nuovo, credo, poi non so. Cercherò online, comunque vi dirò tutto nell'info box. Allora, profumazione 10 volte, più a lungo, 24 lavaggi, questo è un ammorbidente di 24 lavaggi, vedete? Sì. Vabbè, non mi dilungo molto, poi. Allora, ho finito due Vidal, bagnoschiuma, acqua di cocco e Monoi. Sì, ne vedete due doppioni perché me li mangio io questi, nel senso che ne finisco piano piano ma quasi, perché mi piace coccolarmi sotto la doccia
con questi detergenti della Vidal, al bagnoschiuma, acqua di cocco e Maroni, sì, Hydra Dermal Wash, Body Wash, sì, rinfresca, idrata e appunto rinfresca, sì, mi piacciono. Allora, non sto qua a dirvi il PAO, tanto già si sa, 500 ml di prodotto e non ce n'è, come questi Vidal, oramai la mia profumazione preferita, cioè la fragranza preferita, olfattiva è questa qua, cioè il Vidal di Acqua Cocco e Monoi. Non so se si era capito, ma è così. Comunque, mi piacciono e ve li straconsiglio perché sono ottimali, molto buoni, sì. Allora, ultimo prodotto, ma non per importanza, ho terminato il Vichy Laboratoire della Mineral Latte Detergente Acqua Micellare Minerale, appunto. Viso e occhi senza risciacquo, ma io risciacquo perché sinceramente non mi fido. Il detergente strucca, idrata e dona comfort al viso. Vabbè, questo già si sa, ma va. Pelle secca, ok. 400 ml di prodotto, oddio, qua c'è gente, vabbè. E nulla, non mi dilungo troppo, mi piace, mi strucca bene e non mi fa venire allergie. Importantissimo questo. Se questo prodotto mi fa venire allergia, non ci siamo, però questo mi ci trovo benissimo e ok. Ve lo consiglio? Sì, perché è ottimo. Io questo, allora, il prezzo, meno male che c'è qua perché mi sembrava che si era cancellato, invece no, è di 19 € e un centesimo, quindi ok. Lo mettete qua, fate la pausa al video se vi interessa di andarlo ad acquistare. Questo è il prezzo di listino, credo che sia. Poi non lo vedo, magari poi cambia, però qui l'ho preso in farmacia ed era 19 € e un centesimo, vedete? Ve lo metto di più alla luce se si vede. Sì, ecco qua, così si vede. Non so come lo vedrete voi dal video, ma è così. Niente, ragazzi, questo è un pao di 4... No, pao, vabbè, già lo sapete. È di 6 mesi e 400 ml di prodotto. Ok? Basta, ragazze. Busta, come vedete, è vuota. Vabbè, c'era una cosa di campioncino, ma tanto non è che ci serve niente. Allora, dunque, ragazze, il video termina qua. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente non vi resta che mettere un bel like, commentare. Perché no? E ovviamente, e ribadisco, ovviamente è gratuito. Iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere un prossimo video sul mio canale YouTube. Ovviamente, se vi va, non vi costringo, ci mancherebbe altro. Comunque, se qualora vorrete, ad ogni modo, io sono qua. Ciao, un bacio e alla prossima. Ciao ciao, buona vita a tutte.